Siamo ritornati in diretta, perdonate un attimo di distrazione perché stiamo preparando il nuovo collegamento di oggi, il secondo collegamento di oggi. Anche in questo caso sono molto felice di condividere con voi quest'altra storia per quanto molto diversa dalla precedente. Infatti è collegato con noi Giovanni Potenza, lo scalatore dei grattacieli, campione mondiale di vertical Run, classe 1944. Ecco, quando dicevamo in apertura la vita non finisce quando smettiamo di lavorare, anzi possono esserci dei nuovi meravigliosi inizi. Buongiorno Giovanni, mi senti? Buongiorno, buongiorno. Io ti sento, ma non ti vedo però, eh? Va bene così. Facciamo un'intervista telefonica anche perché comunque ci sono le tue immagini sul maxi schermo e presto andranno anche a tutto schermo, per cui chi ci segue da tutta Italia potrà, ecco, vederti. In questo momento sei su un podio con la bandiera italiana in mano. Tu gareggi in tutto il mondo conquistando medaglia su medaglia e sei campione assoluto di scalata di grattacieli. Giovanni, come nasce questa passione, la passione per questo sport? Ma Tony, devo dirti che io fin da bambino, che sono nato in Puglia, in provincia di Taranto, va bene, un paesino di 4.000 abitanti, nel 1944, il mese e giorno come Albano, 20 maggio. Ah, diciamo anche il nome del paese. Esatto, 20 maggio sono nato in Puglia, in questo paesino che si chiama Montemesola, ecco, con Albano sono molto molto amiche, siamo tutte e due del 20 maggio. E così giù in Puglia mi nasce questa passione per lo sport, che io col pallone ai piedi all'età di 8, 9, 10 anni avevo questa grande, grande passione. E poi i grandi che mi allenavano dissero: senti, ma sto ragazzo sarebbe bello mandarlo al nord, perché al nord ha più possibilità di sfondare. E così dice: hai qualcuno al nord? Sì, dico, io sono mio fratello che tanti anni che sta a Torino. E così, insomma, ho preso la valigia di cartone e sono partito a Torino nel 1960, stesso anno che è partito Albano per Milano, combinazione. E Vedi. così via, insomma, ho iniziato poi a Torino, mi hanno consigliato: senti, col pallone, disse mio fratello, o sei campione o non sei nessuno, visto che tu sei portato allo sport qui al nord, che sia Milano, Torino, eccetera. Si consiglia il tennis e lo sci. Bene, bene, bene. Io ho ascoltato i consigli di mio fratello, va bene, e mi sono trovato benissimo, perché poi ho fatto un po' di lezioni, tanto di tennis che di sci, e ho fatto tanti tornei di tennis, vinti e persi come tutti, va bene, e poi anche lo sci. Lo sci ho sciato per tutto il Piemonte, la Val d'Aosta, la Francia, Claviere, Montginevre, le Tesalpe, e poi piano piano questo pugliese è andato a Cortina. A Cortina ho sciato per 10 anni di seguito, facevo le settimane bianche. E beh, a Cortina lì, se qualcuno mi parla, il Passo Pordoi, il Passo Sella, San Cassiano, la Villa, Rabba, beh, insomma, bei posti che ho sperimentato negli anni, sono andato a sciare anche sulla Cortina. Poi arriviamo ai grattacieli. Il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, visto che facevamo parecchio sport insieme, mi fa: Giovanni, senti, io ti vedo che sei veramente un toro del 20 maggio come il tuo amico Albano, e tu lavori in questa struttura con un albergo di 10 piani, provi a allenarti a salire, a salire, a salire. E quando poi c'è una gara in giro, senza dire niente a nessuno, ti presenti e vado a Londra. Vado a Londra esattamente il 24 novembre del 2018 e ho fatto i primi 70 piani a Londra, e quando si vede sul monitor in alto Giovanni Potenza 1944 italiano primo assoluto, e beh, lì poi non ci credevo neanche io, dico: ma siamo sicuri? No, no, disse lo speaker: Giovanni, Giovanni, guarda che sei tu, non c'è niente da scherzare. Tu hai fatto 70 piani in 15 minuti, e di là poi è partita subito la fantasia. Si presenta Milano, 14 aprile 2019, l'Alianza, il grattacielo più alto d'Italia. Bene, 50 piani in 10 minuti,
Dio mio, anche qui prima assoluta a Milano. Dopo Milano si presenta una gara a Londra di 105 piani, torno a Londra, anche lì grazie a Dio sempre l'unico allenatore, il mio allenatore è Dio, e lui mi vuole tanto bene, mi protegge, e anche lì stai 105 piani, poi 20 giorni dopo c'eri 175 piani, beh che devo dire, dico sempre grazie a Dio con tutti questi primati. Poi dopo si presenta a New York, 2 giugno 2019. Bene, lì ho fatto il grattacielo, quello che vediamo sempre in televisione, quello con lo spillone su in alto, no? New York, ho fatto lì 100 piani in 22 minuti, meno un po' di secondi. Beh, è stata una grandissima soddisfazione perché fino alla polizia americana... anche perché io avevo 75 anni, non ero un ragazzo di 20 anni, Tom, perché 20 anni, 30 anni, tutti possono gareggiare e vincere, però essere un numero uno a 75 anni su tutti, beh, insomma, per me è stata veramente una gara da brividi. Poi dopo... Quando sei sceso giù ti ha accolto la polizia americana con un picchetto d'onore? Sì, mi ha accolto la polizia americana con la macchina e mi hanno chiesto anche di farmi la foto con la polizia lì a New York. Parliamo di quell'anno 2 giugno 2019. E tu con la bandiera italiana sei passato in mezzo a questo picchetto d'onore che stiamo vedendo, no, in questo momento, sì, tra le bandiere americane. Attenzione, lì a New York ne ho fatte due, Ah, bene. Ho fatto quella del 2 giugno, va bene, al grattacielo più alto che si trovi. Poi ho fatto adesso, aspetta, mi ricordo, il 21 aprile, ma non si è sentito chiamare, se vi faccio vedere la maglia qui. Il 21 aprile ho fatto il grattacielo di New York, 74 piani, te l'ho fatto tre volte, 222 piani. Sai in quanto? 54 minuti. Complimenti Giovanni, primo assoluto al mondo su tutti. Davvero una potenza di nome e di fatto, Giovanni. No, mai cognome fu più azzeccato. Giovanni, in conclusione, senza dubbio, ecco, come dicevi prima tu, c'è il buon Dio che ti fa correre su queste scalinate. L'allenatore è lui, mi dà sempre la carica, la forza, la potenza di migliorare. Senza dubbio, però, c'è anche tanta disciplina, tanto allenamento da parte tua. Ecco, se potessi darci un consiglio al volo, in chiusura, su come vivere in maniera sana anche la terza età, ecco, che cosa ci consiglieresti? Beh, innanzitutto bisogna fare una vita completamente diversa dalla vita normale, perché a me parte già al mattino la giusta colazione, va bene, la preparazione, devo mangiare bene, le uova crude di campagna del contadino, il miele del contadino, delle tisane a base, per modo di dirvi, cucuma, zenzero, tutte queste belle cose. E dopo un'oretta aver preso questa bella colazione inizio gli allenamenti. Ma non inizio veloce, gli allenamenti inizio molto lentamente, anche perché i miei allenamenti, Tony, giornalieri, sono da 2 a 3 ore. Perciò io perché mi sono studiato un allenamento diverso da tutti, perché io ho dei macchinari, inizio lentamente, fino a 50 piani per dire, quando sono in gara, ho fatto una preparazione che è solo riscaldamento per me. Allora, dopo i 50 piani, quando tutti sono già stanchi e non ce la fanno più, io incomincio la velocità. Dai, meglio di te. Incomincio la velocità e questo è il mio segreto di tutti questi allenamenti di questi anni. Non lo diciamo in giro, però. No, anche perché c'è un macchinario che io mi alleno lì sopra per darmi i tempi, capito? Io prima di una gara, Tony, so già minuti più, minuti in meno, quanto devo impiegare. Esatto. Giovanni, sei un grande esempio per tutti noi, per giovani e meno giovani. Io ti ringrazio di cuore per aver condiviso con noi la tua storia stamattina su Padre Pio TV. Mi devi considerare ancora 36 secondi, 36. Che 5 bello. Ottobre a Torino, la città di Torino, mi ha onorato che si farà la prima gara a Torino a nome di Giovanni Potenza, il grattacielo della regione. 41 piani, che io farò 205 piani, 5 salite, ho promesso di fare meno di 50 minuti, 205 piani,
alla città di Torino, al grattacielo della regione. Giovanni, allora noi ti auguriamo una buonissima preparazione e speriamo di risentirti più avanti anche per sapere appunto come sarà andata questa tua nuova avvincente sfida. Grazie per essere stato con noi e per averci raccontato la tua storia. E tanti amici mi potrebbero seguire su Instagram, Giovanni Potenza, tutto attaccato. Assolutamente, ti seguiamo. E anche i tipi di allenamenti che mi faccio. Sarà un piacere seguirti sia su Instagram che su Facebook. Per il momento ti salutiamo, Giovanni, ma questo non è un addio, è un arrivederci, per cui rimaniamo in collegamento, rimaniamo collegati, ecco. Grazie per essere stato con noi stamattina e a risentirci a presto. Bene, 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 grazie, buona giornata e buon tutto a voi tutti, grazie. Grazie, e io restituisco prontamente la linea alla regia, subito dopo ci ritroviamo con gli aggiornamenti a cura di Paola Russo.